Oh signore, buongiorno. Oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti in assoluto, il TFR, trattamento di fine rapporto. Che cos'è e soprattutto come si calcola in busta paga? Inizieremo come al solito dando la definizione dell'istituto e poi passeremo al calcolo in busta paga con anche un esempio pratico in Excel così da capire per bene la formula e il procedimento. Io sono Mr. Lul, mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati in tema di lavoro con nuovi video settimanali. Ma adesso bando alle ciance e cominciamo! Il TFR è una forma di retribuzione differita di natura previdenziale, caratterizzata da una maturazione e da un accantonamento progressivi nel corso di tutto il rapporto di lavoro. Spetta al lavoratore subordinato in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, quindi licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto a termine, cessazione durante il periodo di prova, risoluzione consensuale, ogni caso di cessazione. Il TFR non è soggetto poi a contribuzione previdenziale, quindi quando ci viene erogato non ci paghiamo sopra i contributi, visto che è una retribuzione che serve storicamente ad aiutare il lavoratore nel momento in cui viene a trovarsi senza lavoro. Inoltre il TFR è soggetto a una tassazione particolare, che si dice separata, attraverso l'applicazione di un'aliquota fiscale media. Veniamo ora a come si calcola la maturazione mensile del TFR e come possiamo controllarla in busta paga. La quota TFR mensile si calcola dividendo quella che viene chiamata RUT, retribuzione utile al TFR, diviso 13,5 che è un divisore fisso. La RUT, retribuzione utile al TFR, altro non è che la somma di tutte le retribuzioni mensili che il nostro datore di lavoro ci eroga a titolo continuativo, ricorrente. Facciamo degli esempi. La retribuzione mensile ovviamente fa parte della RUT. I premi annuali ricorrenti come un premio di produzione fa sicuramente parte della RUT. Un benefit auto mensile fa sicuramente parte della RUT. Le festività domenicali sono parte della RUT. Le indennità di cassa. Tutte queste voci devono essere dunque sommate tra di loro per trovare la retribuzione utile al TFR per poi dividerla con il nostro divisore fisso di 13,5. Invece voci come straordinari, una tantum, rimborsi spese non entrano a far parte della RUT, non devono essere sommate nella RUT perché sono voci occasionali, non continuative. Ricordo anche che i ticket mense e i buoni pasto non rientrano nel calcolo della RUT, anche se vengono dati con continuità. Vediamo un esempio pratico per capirci meglio. In questa busta paga abbiamo diverse voci: la retribuzione mensile, uno straordinario al 15%, una festività domenicale, una tantum. Ecco, per il calcolo del TFR dobbiamo per prima cosa, come abbiamo detto, quantificare la RUT, che in questo caso è data dalla somma soltanto della nostra retribuzione, 2021,73 euro, e della nostra festività domenicale. Straordinario e una tantum sono voci occasionali, quindi non sono utili al calcolo della RUT e non le dobbiamo mettere in sommatoria. Ora che abbiamo ottenuto la nostra RUT di 2099,49 euro, dobbiamo dividerla per 13,5 così da ottenere la quota TFR mensile lorda pari a 155,52 euro. Da questa quota di TFR lorda, purtroppo il datore di lavoro si recupera 15,41 euro, che sono lo 0,50% del nostro imponibile previdenziale. L'imponibile previdenziale in questa busta paga è di 3.000,82 euro e non è altro che quella sommatoria, quell'imponibile su cui noi poi andremo a pagare i contributi previdenziali. Ecco che dalla nostra quota TFR lorda togliamo i 15 euro di 0,50% che il datore di lavoro si recupera e otteniamo 140,11 euro, che è la quota TFR maturata questo mese dal nostro lavoratore e accantonata. È importante sottolineare che la quota TFR appena calcolata potrà rimanere in azienda o essere destinata a un fondo di previdenza complementare a seconda della vostra scelta di destinazione del TFR che effettuerete col modulo TFR2. Bene, io con questo ho terminato, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, soprattutto iscrivetevi e attivate la campanellina perché ci saranno una serie di video sul TFR, ad esempio il prossimo video vedremo gli anticipi del TFR. Io con questo vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.